Mi sono distrutto. Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fanksy. No vabbè, malissimo raga, mi sono perforato un polmone. Ho detto quest'intro la devo fare bene, devo riuscire a farli spaventare. Mi sono ammazzato. Ah! Sono proprio atletico comunque. Un vecchio di 98 anni si muove meglio. Per oggi ragazzi, non siamo di certo qua a guardare le mie doti atletiche che fanno letteralmente cagare. Ma siamo qui, tornati finalmente. Finalmente. In un nuovo horror. Quindi mi sono ammazzato nell'intro, prenderò 800 infarti. Una giornata meravigliosa. Per cui direi di non perdere altro tempo e tuffarci letteralmente come prima dentro l'horror. Vedevo l'ora. Perfetto. Oh! Abbiamo appena incominciato, calmi. Un inizio della vita proprio. Jack in the Box. Mi sono cagato in mano per sto pupazzo. Bene, speravo proprio in un inizio così. C'è un temporale. Oh no, it's ok. Ha paura dei tuoni, non ti preoccupare, tanto ci saranno già i mostri in casa, figurati. Vediamo quanto tempo passerà prima di un nuovo infarto. Rimettiamo dentro il pupazzo, che tra l'altro lo odio sto coso, anch'io da piccolo ci giocavo. Ora si capiscono tante cose. Facciamolo di nuovo uscire, facciamo venire il trauma al bambino. Bene. Sta arrivando, eh. Che attesa incredibile. Where is it? Dove è andato, Jack? Non guardare dentro. No, raga, è scappato. Se l'è presa sul personale? Adesso può. Che c'è? A balloon! A balloon che? Il palloncino di It! Ragazzi, io ho già capito. Jack è uscito. È andato a fare la pipì un attimo e ha lasciato il palloncino girare per la casa. E ovviamente deve andare a controllare. Porca vai. Cioè vedi un palloncino che va da solo in giro per la casa. Due domande non te le fai? Forse non è il momento di prendere tuo figlio e andartene? Eccolo. Bene. Dov'è Jack? Perché lascia i palloncini in giro? Calmi! Mi sta venendo l'ansia e non sta succedendo nulla. Questo non è un buon segno. Adesso sbucca all'improvviso. Bel palloncino, dai. Lo guarda come se fosse un qualcosa di strano. La cosa strana è che ho sbucato all'improvviso. Avete visto anche voi? Guarda che fiero dietro. Non toccaglielo che è geloso, se la prende tantissimo. Ma quanto è brutto là dietro che la fissa immobile. Ma poi come? Non tocca... Adesso... Ah! No, ti prego, adesso si gira e ce l'ha davanti. Va bene, mo! Salve! Ma quanto è bello! Capisco perché i pagliacci fanno cagare! Ciao, Stefano! Sarò sincero con voi, un po' li odio. Sto bambino però, porca vacca, non aiuta, eh! Di nuovo il palloncino. Però basta! Senti la musica. Bambino, non aiuti! Cosa fai, lo chiami? No, ti prego, non andare là dentro. Non ti prego. Perché lo segui? Io non capisco negli horror il problema delle persone. È andato a fare la pipì pure il palloncino. Ma cos'è? Li caga, Jack? Da dove stanno uscendo sti palloncini? Ah! Sei ancora lì, veramente? Quello lì che continua a girare non ha capito niente. Ah! No, raga, ce la faccio! Allora, Jack ne sta cagando troppi però adesso, eh. Lei si protegge come fossero dei proietti. Sono palloncini, scappa! Sta lì. Cosa sta succedendo in casa mia? Vai a controllare, giusto? Il bambino sta ridendo. No, non giocare con Jack! Che c'è? No, dai, adesso ce l'ha da... Cosa hai visto? È morto! Join us. Ma che voce di merda! Ti aspetto! No, non ti girare, lascialo stare, ignoralo! Sono diventati una famiglia felice! Ma cos'è? Si è fatto la madre del bambino, sono diventati marito e moglie! Sono confuso! È riuscita a conquistarla, probabilmente con la sua voce sensuale e con i palloncini. Non so cosa dire, oltre al fatto che sono riuscito a prendermi infarti con dei palloncini...
il finale. Perché? Ne andiamo a vedere un altro. Perfetto. Ed eccoci sul secondo video di oggi. Già il corridoio è inquietante. Com'è possibile? Non riesce neanche a entrare in casa questo. Si è rotta la porta, eh? Perché ho la sensazione che sei fottuto? Il corridoio che non mette proprio a proprio agio. No, per favore, soffro di cuore, non ce la faccio. Non guardarlo. Fai finta di nulla. Prova ad aprire la porta. Che quadro è? Del corridoio? Questi suoni mi turbano. Ce la faccio, ragazzi. Fissalo! Guarda! E lui continua a guardare. No, vabbè, hai dei problemi. Vuoi provare ad aprire la porta? Sfondala piuttosto. No. Io odio le persone negli or. Mettilo a posto, giusto? Che educato che è. Bravissimo. Intanto stai per crepare. Che ha visto? Oh! Oh, un botone di dei passi! Chi uno che correva! Oh, ma muoviti! Dai un calcio, sta porta tanto si vede che fa schifo, dai! Buttala giù! Silenzi che non mi piacciono. Raga, arriva il jumpscare brutto, eh? Ma poi perché sei in pigiama? Ma sei... Cosa sta succedendo? Va a controllare sto deficiente! Hai problemi! Ne hai tantissimi, fidati! Porca! Non ce la faccio più! No, ragazzi, ce la faccio. Sto infartando, eh. E rimane là, dai. Si è allungata la casa. Cos'è? No, ragazzi, non ce la faccio. Dai, ma basta. Ci ha visto? No, raga, non sto capendo. Ma cosa sta succedendo? Si avvicina. No, sono morto dentro, ragazzi. Ma è lui? Sta per esplodere. Madonna! Cos'è? No! Non ti girare così! Senti la musica fastidiosa proprio. Porca! Che faccia sexy. Vengo a dormire a casa tua, eh? Va bene, ragazzi, concludo qua. Sto male. Fatemi sapere quale tra questi due video vi ha fatto venire più ansia. A me tutte e due. Però prima di concludere direi di andare a salutare Creeper, Umberto Falcone, Gianluca Del Frate e Samuele. Ciao ragazzi, è il vincitore di oggi Umberto Falcone, grandissimo. E raga, mi raccomando, se volete essere salutati vi basterà scrivere un commento divertente sotto a questo video. E inoltre vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook, e quindi se vi va, seguitemi su Instagram, lasciate un bel mi piace alla pagina di Facebook, iscrivetevi al canale per supportarmi. E raga, vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi.